29 giugno 2009. Un treno carico di GPL alle 23.48 è deragliato e ha versato il suo carico mortale. È successo l'inferno. Sono state uccise 32 persone che stavano nella sicurezza delle loro case. Non erano su quel treno. Emanuela aveva 21 anni, stava giocando a carte con la sua amica. Sono morti bambini, donne, uomini, perché erano a casa loro. Noi siamo qui per la seconda volta, siamo già venuti il 6 marzo qui all'Aquila, e con voi, e vogliamo portare a voi tutta la nostra solidarietà di tragedie annunciate. Noi siamo qui per, insieme a voi, insieme a San Giuliano, insieme a tutte quelle altre realtà che purtroppo ci accomunano. Perché anche noi, come voi, come tutti, abbiamo bisogno della verità e della giustizia, che debbano essere incolpati coloro che ci hanno ammazzato i nostri cari, perché è per colpa di qualcuno che queste persone sono morte, perché è colpa di qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare e ha risparmiato sul cemento, ha risparmiato sulla sicurezza, ha risparmiato per mettersi in tasca i soldi e con questo ci hanno ammazzato i nostri cari e noi non lo possiamo accettare. Noi uniamo forte insieme a voi, insieme a tutti, perché ci devono ascoltare, perché queste urla devono arrivare alle orecchie di chi non vuole sentire, ma noi le faremo sentire tutti insieme. E a questo proposito, il 6 marzo noi eravamo qua, il 29 giugno voi eravate a Viareggio, noi siamo di nuovo qua, tutti insieme alle altre tragedie, perché è necessario creare una rete tra queste tragedie annunciate, perché non dobbiamo mollare mai, dobbiamo riuscire a far condannare, a far pagare coloro che hanno la colpa di averci ammazzato una figlia di 21 anni, un bambino di 3, un bambino di 5 e tutti i 309 morti che sono successi di all'Aquila. I bambini di San Giuliano, i lavoratori della vita in Trump, i 140 della Moby Prince, non si può accettare, noi non ci siamo qui, non ci saremo mai, se lo dica non è in testa che sono da qui. E quindi ci dobbiamo unire, un contatto dei contatti come abbiamo spiegato il 23 e il 24 ottobre a Viareggio. Noi ci dobbiamo ritrovare e dobbiamo stare insieme, agire insieme per scardinarli e scollarli da quelle poltrone che loro ci si sono attaccati proprio con l'attac, perché non ci si stacca nessuno, hanno tante belle parole, ma intanto noi piangiamo i nostri morti e loro hanno tutto quello che gli pare, tutto quello che vogliono. Perché non tocca mai a loro quello che ci è toccato a noi? Perché non ci è toccato? Perché noi siamo, chi siamo noi? Siamo delle persone per bene, che mai si erano sognate di fare della confusione o del casino o di dar noia, ma i familiari delle vittime danno noia. Vengono visti come noiosi, ma poi si cerca di far passare il tempo, perché almeno ci si dimentica. No, state tranquilli che noi non dimenticheremo mai e tutti i giorni viveremo a far vedere i nostri figli e le nostre sorelle e le nostre mamme. E tutti i giorni vi faremo l'Aquila, questa meravigliosa città che io dal 6 marzo dell'altro anno non mi lavo un giorno dalla testa. Non è possibile. Noi siamo qua, ci saremo sempre, urleremo il nostro bisogno di verità e di giustizia e stiamo sempre insieme perché soltanto noi, solo noi possiamo fare qualcosa e come avete capito tocca a noi fare qualcosa perché da loro non avremo mai niente. Grazie. Bravissima! Grazie. Allora, siamo più di 20.